Salvatore Enrico è nato il 28 marzo del 2020, oggi è in assoluto la prima giornata alle giostre, un piccolo ritorno per lui come tanti bambini alla normalità, se così possiamo dire, anche di Piazza Angelo Scandaliato, che oggi è particolarmente affollata di tanti genitori che portano qui i loro bambini per farli camminare, per fare una passeggiata o per fare un giro alle giostre come tipico che fanno tutti i bambini di Sciacca e non solo. È un piccolo ritorno alla normalità. Tanti bambini come Salvatore non hanno neanche percezione di come fosse il mondo prima della pandemia, ma oggi, come per tanti altri bambini, la prima giornata alle giostre è sicuramente un momento che non si può dimenticare. Signora, anche lei in piazza con la sua bambina sceglie proprio Piazza Angelo Scandaliato per respirare un po' d'aria lontano da casa? Assolutamente sì, diciamo che i bambini hanno bisogno di, anche noi devo dire la verità, di prendere un po' d'aria, oggi la giornata lo permette, poi c'era questo momento importante per gli scout, io ho l'altra figlia che fa parte del gruppo scout e quindi abbiamo approfittato per essere qui stamattina. La sua bambina le chiede spesso di andare fuori, sappiamo che abbiamo vissuto dei momenti in cui non potevamo, ha sofferto particolarmente? Sì, diciamo come tutti, è già un anno, esattamente oggi è iniziato, è un anno che siamo in questa situazione un po' strana e quindi i bambini naturalmente, soprattutto con la scuola, devo dire che i veri eroi sono loro. Lei sente che qui sua figlia è sicura, è una piazza molto grande, ci sono persone però voglio dire, il distanziamento c'è? Sì, il distanziamento, dobbiamo fare attenzione noi con mascherine, igienizzanti sempre a portata di mano, cercare appunto di non fare avvicinare con altri, soprattutto se forse non... quello è il momento più difficile, non fare socializzare i bambini. Assolutamente, però devo dire che ormai i bambini sono abituati, perché ripeto, loro sono tornati a scuola, stanno a scuola tutti i giorni con la mascherina, quindi sanno bene come comportarsi, forse più, meglio di qualche adulto. Anche lei in piazza con la sua bambina, insomma, c'è bisogno di prendere aria e la Piazza Angelo Scandaliato si presta molto, stamattina ci sono tanti genitori. Sì, abbastanza, oltretutto vedendo la bella giornata abbiamo preferito con mia figlia di farci un giro, poi c'era pure l'evento qui dello scautismo, quindi abbiamo... I bambini sappiamo che hanno sofferto molto, soprattutto nel momento in cui si è rimasti a casa, adesso è consentito uscire, quindi magari si torna a giocare, si cerca di dare un minimo di normalità. Sempre nel rispetto delle regole cerchiamo di riprendere questa normalità. Vedo che la sua bambina indossa la mascherina, è molto, insomma... è molto ligia all'educazione sanifica. Ti diverti quando vieni qui in piazza? Sì. Ti piace? Sì, mi piace molto. Più di quando stai a casa a guardare la TV, magari il telefonino, come giochi? Mi guardo la TV, gioco con mio fratello, però è meglio uscire. Ecco, perché questo lockdown per noi bambini c'ha proprio tutti e tre... Siamo stati 6 mesi a casa senza fare niente per i bambini, è giusto che adesso noi bambini un po' usciamo,